A 15 anni ho iniziato a competere nei videogiochi. Ormai è una cosa che fa parte di me, mi ha cambiato come persona. Sono diventato estremamente competitivo in qualsiasi cosa faccia. Stare senza competere mi fa male. Comunque, iniziamo un pochino con le domande. Cosa penso di Call of Duty? Allora, vi faccio un bel discorso su cosa penso di Call of Duty. Iniziamo a parlare di ciò che penso di Call of Duty, del mio ritorno, del perché del mio ritorno, di tante cose. Vi siete chiesti il perché l'ho rigiocato nonostante avessi detto che non avrei giocato a Call of Duty? Ve lo siete chiesto? In verità, questo è il primo Call of Duty sin da Call of Duty Ghost, fine 2013, che realmente mi interessava vedere giocare. Se questo COD fosse uscito paradossalmente nel 2014-2015, penso che ora sarei a giocarci 24/7. La verità è questa, quindi è pure un fatto di curiosità. Sono molto contento che i giocatori che ora stanno giocando professionalmente o competitivamente abbiano un gioco del genere. Molto bello, secondo me. C'è dietro un bel lavoro pure nella parte sportiva fatta da Activision per quanto riguarda la Call of Duty World League. È molto più difficile ora entrarne a far parte ed entrare in quel circuito, ma ora è sicuramente migliore, e sono invidioso di questi giocatori. Sono invidioso anche che ora questi giocatori abbiano delle vere e proprie LAN italiane serie. Basta vedere la CPC organizzata da Personal Gamer e TCU, che secondo me è l'apice che si è potuto raggiungere in Italia per quanto riguarda l'esport di Call of Duty. E allo stesso tempo il gioco è molto bello visivamente. Ci sono alcune cose che mi fanno storcere il naso, ma sono sicuro che per il futuro, se si sbrigheranno a fare le patch e sistemarlo, sarà un bel gioco, un ottimo Call of Duty. Molto divertente da giocare, vi devo dire la verità, mi sono divertito a giocarlo. E vuoi che non ho più contatti con le persone con cui giocavo un tempo e quindi sono un po' solo, ma questo è un problema che sto avendo attualmente. Ora, vuoi fortuna, ho compagni come Feral Blood, Washout, Edu Gods Losco, ma pure quando giocavo a Overwatch, che facevo le ranked con Soccer, Kabaji, Ceris, Al e così via. Però mi sono trovato sempre ad avere un problema io quando streamavo. Io comunque sono attualmente forse uno dei pochi italiani ad avere il più alto numero di views sui giochi FPS, sugli sparatutto in generale. E da una parte una cosa che mi dispiace è che io non ho un compagno, un partner con cui fare queste cose. Non sono come Paolo, che può avere un dog o altre persone con cui fare streaming e creare qualcosa assieme. Sono io stesso che ho i ragazzi con cui gioco, anzi che i ragazzi hanno me, diciamo, mettiamola così. Non è sempre bello questa cosa, essere da soli così, perché avere anche un'altra persona ti consente anche uno scambio di opinioni, di idee, di come migliorare le cose. Attualmente mi sono preso infatti una pausa dal competere, e mi sta facendo un male dentro, ragazzi. Mi manca competere, mi manca giocare, e arriveremo poi al discorso di Overwatch. Call of Duty che ho giocato oggi è stato molto bello. Mi piacciono molto le armi, mi piacciono questa serie con i vari specialisti che uno può scegliere, le varie divisioni, è una figata unica secondo me. Allo stesso tempo il gioco è molto bello per quanto riguarda i movimenti. Ci sono due o tre cose che mi fanno storcere il naso nei movimenti, e uno è che la corsa è veramente lenta, e una volta che è finita la corsa il personaggio rallenta come se fosse nel fango. Oltre a questo, il time to kill è veramente basso. Era tralasciando il bar, che veramente è un'arma scandalosa e deve essere patchata, il time to kill è veramente basso. Le armi penetrano quasi qualsiasi muro senza avere gli FMJ. Allo stesso tempo ci sono tante cose nella mappa che ti impediscono di vedere bene gli avversari. Però tutto sommato il gioco è bello, è un bel Call of Duty, è fatto figo. Le mappe
sono belle, si vede che hanno un senso. Le mappe sono molto piccole, si vede che sono fatte per gli scontri 4 contro 4. Il gioco è molto bello. Allo stesso tempo, però, le granate sono esagerate. E ho notato una cosa che secondo me può, forse è un errore del gioco, non so se è un problema interno del gioco, il fatto che pure le granate alleate ti creano come un effetto concussione che praticamente non ti fa non ti fa capire niente, capito? Ti fa sei praticamente vieni come stannato, hai una sorta di stack di 1 o 2 secondi e questa è una cosa che non va bene. Comunque sì, le mappe sono state nel rambore, alcune mappe storcere il naso, per il resto sono molto belle, ma molte mappe sono veramente belle. Quella sulla nave è bellissima, quella sul porto è bellissima, la mappa pure quella lì nella zona francese, la mappa francese è bellissima. Mi sembrano poche le mappe per questo Call of Duty, se vi devo dire la verità. Per il resto tutto sommato è un grande gioco, forse ora dico così perché non ci gioco più da anni e non sono dentro alla community sportiva eccetera eccetera, e quindi ci sarebbero 100 cose da migliorare e da cambiare, però tutto sommato rispetto all'andazzo che ha preso Call of Duty è molto bello. Black Ops 3 ancora forse non ci riesce ad arrivare, ma sicuramente questo è un gran gioco, veramente un gran gioco. Potrà solo sistemare se lo sistemano meglio. L'unica cosa che mi dà veramente fastidio è il fatto che hanno levato i perk. Praticamente hai solo un perk unico che ha varie abilità, e ovviamente hai vari perk tramite la divisione che hai scelto. Non mi fa un po' storcere il naso perché toglie un po' di personalizzazione, e sei costretto a variare per forza divisione invece che classe, quindi toglie un po' di personalizzazione al gioco secondo me. Per il resto, esportivamente, come sapete, c'è una sorta di diatriba tra le modalità e ciò che si sta facendo. Cioè, tra le modalità in game ci sono 4 modalità: Hardpoint, cerca e distruggi, Football, che sarebbe Uplink, e cattura la bandiera. Allora, ragazzi, se vi devo dire la verità, le mappe sembrano perfette per fare cattura la bandiera. Però cattura la bandiera visivamente è molto brutto per uno spettatore, quindi per questo io dico Uplink sarà una delle modalità principali. Questa è come la vedo io, E allo stesso tempo sarei curioso di vedere la modalità Codcaster. Sono felice anche per il National Circuit che hanno creato, che mi pare una cosa molto bella, molto 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 bella questa cosa del National Circuit. Però allo stesso tempo, ragazzi, secondo me noi non ci rendiamo conto di quanto invece sia complesso, di quanto sia difficile. Vi spiego. Il National Circuit, voi avete, una volta che arrivate primi, avete la possibilità di andare a partecipare a un evento della COD World League Open, come può essere un MLG Dallas, un Gfinity e così via, un SVC eccetera eccetera. Il problema è che attraverso il National Circuit non è che accedete alla fase del pool, accedete alla fase open, alla open bracket. Prima cosa vi dico che nessun team, nemmeno il team più uno dei team più forti al mondo di Call of Duty, è mai riuscito ad arrivare alla semifinale o ai quarti, mi sembra, partendo dalla open bracket, quindi giocando dal giovedì o dal venerdì, dipende dove avviene la LAN e dal numero di persone. Allo stesso modo, quando si arriva nella open bracket, ragazzi, è veramente un casino uscirne fuori. E ora non me ne vogliono i giocatori italiani, anzi spero vivamente per loro, però la differenza che c'è tra i team europei e americani, che hanno un circuito loro dove si allenano tra i migliori, e chi non si può allenare perché vuoi che vieni ghettizzato, vuoi che vieni perché c'è molto razzismo su Call of Duty, parliamoci chiaro, c'è, vuoi che vieni schifato in questo caso dalla community di COD, quella internazionale sportiva, non è la possibilità di allenarti bene come si allenano ora, e quindi è molto difficile. Hai una possibilità all'anno e se quella possibilità non ce la fai, hai fallito miseramente, ed è difficile. Tutti questi team hanno una quantità di soldi dietro che ti dà una serenità nel poter giocare, hanno grandi nomi con grande esperienza che si allenano tra di loro, mentre invece questi team italiani non ce l'hanno questa opportunità, non hanno questa quantità di soldi dietro. Non è cattiveria assolutamente, anzi il contrario, spero per loro che
se il team italiano che passerà al National Circuit, che arriverà primo, faccia un buon risultato, riesca a superare l'Open, riesca ad andare al pool e superarlo. Lo spero vivamente, perché sarebbe grandissima quella cosa, farebbe arrivare tanti sponsor in Italia, si ritornerebbe come ai Fassi, dove comunque i giocatori italiani venivano visti bene, e non come ora, perché mancano attualmente dei risultati in Italia ed è importante farli. E allo stesso tempo questa cosa è controproducente, perché i giocatori hanno tutto il peso della community sulle spalle. Specialmente fa molto male questa competizione aggressiva che c'è su COD tra le varie squadre. C'è una sorta di odio tra i giocatori, la gente gioca assieme anche se si odia e così via. Questo fa male perché non è una competizione sana. Questo non va a generare come posso dire, un clash di cervelli per cercare di migliorare, ma anzi al contrario, la gente fa di tutto per far fallire l'altro, per far vedere che è inutile screditarlo, ed è sbagliata come cosa, sbagliatissima. E questo però è il sistema di questo Call of Duty, è quello che serviva da anni, sin dal 2014 serviva una cosa del genere, e io spero vivamente che qualcuno ci riesca, che riesca a raggiungere questo risultato. Allo stesso tempo sono molto felice di vedere tutta questa risposta della community per aver giocato a Call of Duty, che gli fa piacere. So benissimo, ci sono delle persone che mi stimano per quello che ho fatto in passato, per quello che ho fatto, e mi ha fatto veramente piacere avere tutte queste persone in streaming. L'unica cosa che mi dispiace è che ogni volta che la community di COD viene nel mio streaming si generano dei flame tra gli utenti incredibili, perché la maggior parte delle persone non riesce a discutere o parlare in modo civile, cosa che non è mai successa su Overwatch o su PUBG, ed è una cosa che mi dispiace tantissimo, vuoi perché pure l'età media è un po' bassa, però mi dispiace tantissimo se succedono queste cose, e molte volte non posso farci niente quando succedono queste cose, bisogna dire deal with it. Ed è una cosa che mi dispiace. Ogni volta succedono queste cose. Praticamente, come sapete, io avevo lasciato COD nel 2015 più o meno, quando ho firmato un contratto con ESL per fare l'analista, e sono andato a lavorare per Scav Gaming. Non volevo avere conflitti di interessi tra la società per cui lavoravo e il gioco a cui giocavo. Allo stesso tempo ho preso la decisione di andare su PC, in un mondo più professionale, più maturo, perché comunque ora ho 24 anni, 22 novembre ne avrò 25, e quindi secondo me questa era la scelta più adatta a me, e anzi non me ne pento, mi pento di non averlo fatto prima, mi pento di non averlo fatto nel lontano 2014, quando volevo fare questo. Allo stesso tempo volevo portare COD per gusto mio, perché quando l'ho visto a Lucca, l'ho visto con i miei occhi giocato, un po' di curiosità mi è venuta. E non ho visto la beta, non ho visto niente, ho visto qualche trailer così, ma zero proprio. E quindi pure per scelta mia personale. Ora non so quanto lo porterò e se continuerò a portarlo. Potrebbe essere che già da domani porterò ancora Call of Duty, non lo so ancora. So solo che mi ha fatto molto felice questa risposta della community, di questo love che è venuto per lo streaming di oggi. Però allo stesso tempo C'è un problema. Uno, non voglio competere su Call of Duty. Non voglio competere su console. Assolutamente non voglio questo. Mi trovo bene su PC. Penso che la mia skill possa aumentare molto di più su PC. Ho raggiunto in poco tempo delle cose su Overwatch che persone ci hanno messo molto di più di me, o giocavano da decine di anni su PC. E penso di avere le qualità per giocare ancora ad altri giochi su PC, però, perché posso gestire meglio la mia skill e la mia abilità. Non puoi portare per 365 giorni all'anno Call of Duty, come non puoi portare per 365 giorni all'anno Call of Duty su YouTube. Perché? Perché i contenuti finiscono, le mappe sono quelle. Se non competi, non c'è altro che renda il gioco fresco, nuovo, che crei nuove situazioni. E questo vuoi che è dovuto al fatto che il gioco è fatto così. COD al suo picco sale, continua a salire, si stabilizza su due numeri, c'è un piccolo calo e poi si stabilizza. Una volta stabilizzato, ogni volta che c'è un DLC risale per poi ritornare su quella barra. Proprio per questo non è un gioco che uno può portare in streaming. Io attualmente sono in pausa dal competere, sto cercando ancora la mia strada, sto vedendo, penso che non riuscirò mai a smettere. Prima dei 30 anni non riuscirò a smettere di competere.
e quindi proprio per questo penso che cercherò la mia strada da qualche parte. Però Call of Duty, dato che non voglio competere, non è un gioco che uno può portare così tanto. Giocare GB su COD non mi divertirebbe se non lo facessi senza uno scopo. Mi dispiace dirlo. E questa è la verità. And then the... yeah, we...